John. Ciao John. Ti hai già salutato? Allora, buonasera, silenzio per cortesia, iniziamo. Allargata, vi preghiamo adesso un po' di attenzione. Innanzitutto ringraziamo ancora una volta per essere ancora numerosissimi qui all'Hotel Excelsior, ringraziamo l'Hotel Excelsior, la proprietà che ci dà questa opportunità di presentare anche Jones. Come ieri chiediamo subito, grazie alla traduzione di John Eveling, un primo commento su questa accoglienza pesarese. Andiamo a sentire la voce. Andiamo a sentire la voce. Grazie, che apprezzo molto le accoglienze che avete fatto, però preferisco fare solo una risposta alla domanda. Lui è un po'. È stato colpito un attimo, no, non ha niente da dire. Questa sera abbiamo anche il presidente Franco Del Moro. Credo che sia anche Montini da qualche parte, rappresentanti dello sponsor del consorzio Pesaro Basket con il suo presidente Massimo Tonucci. Iniziamo la conferenza stampa, quindi direttamente domande di mail. Con il microfono per cortesia, ecco. Ciao Jumain, ben arrivato. Quanto hanno influito le parole di Simone Flamini per il tuo pro da Pesaro? Well, as you know, man, for me, we've been real good friends since I got welcomed to Italy. So that played a major part, you know, being able to, you know, reconnect with him. We've been good friends for a good while. And, you know, I've been hearing a lot of great things about the fans here, so that had a great part to do with it, too. Sicuramente li conoscete, io e Simone siamo amici di quando sono arrivato in Italia e parlando con lui, poi lui dice che sicuramente è stato ha avuto un effetto molto positivo parlare con Simone, però lui si è sentito anche molto bene da tutti i tifosi a Pesaro, in questo influente forse di più di Simone. Altro? Ciao Jumain, noi ti ricordiamo per molte cose, in particolare per il 7-8 che hai fatto all'Adriatic Arena contro Pesaro con la maglia di Caserta. In che modo pensi di sdebitarti? Maybe you guys expect me to do that every night. Forse c'è un po' di pressione perché voi aspettate che io faccia 7-8 tutte le sere adesso. Hai abbastanza esperienza italiana per capire, forse meglio di altri americani arrivati quest'anno, che tipo di squadra è stata costruita quest'anno a Pesaro. Quindi ti chiedo un giudizio sulla nuova Schiavolini in Siviglia, in particolare visto che anche tu l'anno scorso avrei apprezzato
James White, se ti sei immaginato in coppia con lui e cosa ne pensi di questo tandem di attacco, diciamo, dello scavore del Signore. Well, you know, having James White, he led the Italian league in scoring last year, so that lets me know that I can relax a little bit on the offense. Detto, avendo James White a fianco che è il capocannoniere l'anno scorso, vuol dire che io un attimino posso rilassare in attacco. Finora non ho visto, non ho avuto l'opportunità di fare allenamento perché devo fare ancora il visto medico, però è molto contento di come è costruito, è molto contento degli italiani che sono in squadra, è entusiasta per cominciare. Ciao Giume, io sono interessata alle tue motivazioni perché leggendo la scheda della tua carriera, è una carriera impressionante, non tanti giocatori che sono stati in campo davvero nell'NBA ormai vengono in Italia, un tempo sì ma adesso no, quindi perché questa svolta nella tua carriera quando eri ancora giovane, cosa hai trovato in Europa di così bello da rimanerci? Like you said, I've got an experience and I've been really enjoying my experience here in Europe. And the good thing about playing in the NBA 8 years and having the experience that I have, you kind of gain respect from your players. So, you know, me coming over here and playing, you know, I can get out and talk with a lot of guys who's, you know, and I'm not one of the guys you can talk to and haven't played. Like you said, I've been experienced. So, you know, I try to carry that over, just be one of the leaders of the team. Lui ha 8 anni seriamente dell'NBA alle spalle, molte esperienze che lui può portare con sé e diciamo queste esperienze ci dà anche una certa tranquillità in campo, anche confrontando altri giocatori. Io posso portare verso le Scavolini tutte le mie esperienze e non aiutare anche giocatori magari che abbiamo più giovani che stanno guardando l'NBA e altre situazioni. A parlare con loro e consigliarli non posso, è la cosa migliore. Altra domanda. Il tuo compagno di squadra Hickman ha detto che questa squadra vale i playoff. White, che la Scavolini Siviglia è da primi 4 posti, secondo te? I'm just gonna say we're gonna make the playoffs and I'm gonna leave it at that. Io lo lascio che sicuramente facciamo un playoff e poi vediamo dove arriviamo. Altro? La Scavolini Siviglia aveva provato a prenderti ai primi di luglio, poi sembrava che non se ne potesse fare niente perché si era arrivata su altri giocatori, poi invece alla fine è ritornata su di te. Che cosa ti ha fatto cambiare idea? Well, to be quite honest with you, pretty much my agent handles all that process. So in the summertime, I'm just working out, training, getting ready to go where I'm training at. So, you know, after talking with Domini about coming here and, you know, just having been an opportunity for me to come, it's pretty much like the only team that I really had any discussion about, you know, with anyone else. So
This is the only team that I knew about. Durante l'estate lui prima durante l'estate che lui si fa solo veramente Steve sta nel forma lascia tutto a mano dei suoi agenti e lui alla fine dopo che parlava con Flamini ovviamente sua gente stanno tante squadre con cui trattava lui e poi quando si è fatto fuori le sue con Flamini lui era molto disponibile, però lui non vuole sapere tutte le trattative che sono in giro, solo quelli che sono veramente sul tavolo al momento. Okay. Grazie. Grazie. Matteo. Poi c'è anche Alessandro Babric che qua sua gente, se volete chiedere a lui non sa più di noi. Non c'è più. No, c'era. Cosa si prova? Ciao. Cosa si prova a giocare una finale NBA ma giocarla veramente? Tra l'altro a fianco di campioni come Allen Iverson, Dikembe Mutombo e contro altri campioni come Kobe, Bryant, Shaquille O'Neal. Quella finale io me la ricordo molto bene, sembravate la squadra del destino. Poi c'è stata una sconfitta ma praticamente tutta la gente quasi faceva, cioè a parte chiaramente chi tifava Lakers, però sembravate quasi Davide contro Golia, cioè la piccola contro la grande, quindi molti avevano simpatia per quei Philadelphia. Well, you know, it's always good to get that experience in the NBA. And I always tell a lot of guys, even when I go back and work out with a lot of NBA guys, you know, playing in the NBA, that's a great experience. But coming here in Europe, you know, a lot of guys that's in the NBA can't come over here and play. You know, it's difficult to come over here and play. Like, I feel like certain guys in Europe can't go to the NBA and play. It's vice versa. So, I think I'm just happy that I can get the experience of playing in the NBA and playing over here. And not just, you know, like you said, you know, not just you know, being on the team and just getting that experience. So I'm happy about the position I'm in and being here in Scapellini and be able to express that to guys. Like I was saying earlier, you know, teams, the guys respect me for actually playing in the NBA. So, you know, that's always good. Sicuramente è stato un momento della mia carriera che non lo dimentico perché ho vissuto un playoff vero, però quel che posso passare dai giocatori, lui parla durante l'estate anche con i giocatori che vengono qua, sua esperienza, lui considera che ci sono molti giocatori che sono qua, che sono bravissimi qua, che non riescono a giocare in NBA. E come sono tantissime stelle NBA che non riuscirebbe mai a giocare qua in Europa. È proprio è difficile per alcune persone venire qua e esprimersi al massimo. Lui è molto orgoglioso che lui ha avuto la capacità di fare tutti e due. E anche ha fatto un certo ringraziamento verso il suo corriere e chi l'ha permesso di fare questo. Volevo chiedere, hai cominciato, cioè nelle prime due stagioni italiane hai avuto una percentuale da tre punti pazzesca, sopra il 40%, nell'ultima stagione hai avuto un calo, è colpa dell'arretramento della linea o ti eri stufato di stare a Caserta? Non vorrei cambiare aria. Well, you know, when you're shooting a high percentage like I was shooting, you know, guys pretty much get out of there a little bit quicker than normal. Mm. Quando tiri un percentuale alto come stavo tirando io, sono svegliati dopo due anni, mi coprono un po' di più. Grazie.
Yeah, with James White league in scoring, maybe I get a couple of look. Per James White a fianco, sicuramente qualche guarda canestro, vista canestro in più, avrò più possibilità. Un'altra cosa, sempre a riferire all'NBA, visto che sei un esperto, adesso c'è il lockout, il rischio lockout, come vedi questa situazione, pensi che possa condizionare anche oltre all'Eurolega il campionato italiano? In queste ore si sta parlando addirittura di Gallinari a Milano. Honestly, I feel like the lockout is kind of screwing up the European basketball, to be honest. No, penso che sta facendo un po' incasinare i basket europei questo lockout, perché con i promettenti che stanno pensando di venire ha messo in confusione certe squadre. Senti, tutte le volte che sei venuto da avversario, a prescindere che la tua squadra abbia vinto o perso, comunque il pubblico di Pesaro ti ha sempre apprezzato, qualche volta anche applaudito. Ti senti di promettergli qualche cosa a questi tifosi? I can promise you every night we're going to go out. Every night we're going to go out and give 100%. Io posso promettere solo che tutte le sere questa squadra andrà in campo e andare 100%. Vai, go! Cosa ti piace più fare? Tirare da tre punti, prendere il rimbalzo o toppare i palloni? Ah, va bene. All the above. Tutti e tre. Senti, Sven, tu hai detto prima che hai tanta esperienza sulle spalle, questo sicuramente aiuterà la squadra. Volevo chiederti, proprio per questa tua esperienza, cos'è che risulta decisivo nella stagione di una squadra? La forza tecnica, il talento, l'unità, lo spogliatoio, cos'è che è quel valore aggiunto che fa di una stagione normale una stagione straordinaria, come qualche volta accade a qualche squadra? What do you think is the decisive point? It's a season win, the locker room, the way it's played, how well we get, how we're going to play. Is there one decisive point? I'm just asking. You can't make a decision. I think it's more than one thing. I don't think it can be just one thing that can make a great season. First of all, I feel like you got to have a chemistry and guys that's willing to work with each other. And I think we have that here. And that's why I'm so excited about getting ready, because I know we got a bunch of guys just communicating with them throughout the summer. The guys that want to win and willing to do anything to do that. So I feel like once you got a bunch of guys together that want to win and willing to do whatever part they can to do that, I think you're well on your way to have a successful season. Non credo che ci sia solo una cosa che determina se hai un campionato vincente o no, sono tante cose, però quello che ho sentito durante l'estate, tutti gli altri giocatori con cui ho parlato qua a Pesaro, lui pensa che c'è questa chimica per fare bene qua. La chimica per lui forse è la cosa più importante,
e lo vede qualche una possibilità di vincere. Un mercato molto vissuto su internet, anche questo è un segno del cambiamento dei tempi, sia da parte dei tifosi che andavano a cercare nei loro siti, Facebook, Twitter, cosa scrivevano per capire se venivano o no, e anche i giocatori che parlavano tra loro, si è creata già una buona, un buon feeling. Ci sei d'accordo con te che c'è questo feeling già anticipatamente prima di firmare il contratto, era già un buon feeling. Io volevo fare una domanda forse più rivolta al presidente e a John Nebeling. L'anno scorso la Scavolini è arrivata ultima in Siviglia. Scavolini Siviglia è arrivata ultima nella classifica dei rimbalzi conquistati e anche in quella dei punti segnati. Quest'anno sono arrivati il capocannoniere e il secondo miglior rimbalzista del campionato. Problem risolved, no? Quindi è apprezzabile sicuramente lo sforzo nel capire cosa mancava. In effetti c'è da dire che lo staff tecnico è stato molto attento ad analizzare le pecche che c'erano state nella stagione passata e penso meglio di così per la nostra società credo che proprio non si potesse immaginare. Forse neanche voi sarebbe difficile spiegarlo, ma solo io, John e Mauro, che insomma abbiamo seguito da vicino un po' loro ancora più di me onestamente e tutte le trattative, potete immaginare quanto è stato difficile ed emozionante allo stesso tempo, per cui anche questo c'è da dare merito sicuramente a tutto lo staff tecnico, a Mauro e a John, che comunque hanno messo in pratica le direttive che gli ha dato Luca e Umberto. Altre domande? 4 figli non sono pochi per un giocatore della tua età. Come riesci a conciliare gli impegni di squadra con quelli familiari? Avete sentito la domanda? Ricordava, e se lo ricorda bene, che ha 4 figli, quindi come riesce a conciliare l'attività agonistica e sportiva con quella familiare? That's why I have a wife at home. You know, she pretty much takes care of that end of it. And they're in school 8 hours, 8, 9 hours out of the day. So I'm pretty much the disciplinarian and try to keep them in line for the 2 or 3 hours they're up when I'm not working. Grazie a Dio c'è una ottima moglie che mi aiuta a tenere tutti i figli. Io sono molto, molto disciplinario come padre, però con una moglie che mi dà una mano io posso concentrarmi più sul lato cestistico. Altro? Anche dalle retrovie? Ha perso il derby con John, che ne ha 5 di figli però. Mio moglie ha 5 figli. C'è altro? Ok, va bene. Procediamo così, allora prima le interviste TV e radio, per cortesia. Sì. Sì. Allora, c'è da schiacciare in faccia a Gavrinovic. Attenzione alla risposta. Well, I haven't dunked in a while. I'm 32 years old now, but I promise you I can shoot a 3-pointer in this face. Ho 32 anni, forse schiacciare in faccia lui no, però lo tiro in faccia sicuramente.
interviste TV e radio, poi gli autografi e le fotografie. Ok? Grazie a tutti, a presto.